Ciao ragazzi, parliamo di catalizzatori sportivi. Ne abbiamo parlato già in un altro nostro video e oggi vorrei darvi qualche informazione in più. Allora, il catalizzatore sportivo si presenta in questo modo. Il catalizzatore vero e proprio, naturalmente, è all'interno, la parte che fa il lavoro. E i catalizzatori si caratterizzano per il numero di celle che hanno e per il tipo di materiale. Quindi il numero di celle di quelle di serie può essere di solito è 800, quello dei catalizzatori sportivi di solito è 100, 200, 300, 400. Il materiale invece è metallo o ceramica, parlo di quelli sportivi. Oltre chiaramente ai materiali nobili presenti in entrambe le soluzioni, appunto per catalizzare, ovvero per svolgere il lavoro. Quale lavoro svolgono i catalizzatori, che siano di serie o sportivi? Un lavoro antinquinamento, abbattono i gas nocivi presenti nei gas di scarico e non eliminano totalmente, ma abbattono notevolmente la quantità. E quando si valuta di sostituire il catalizzatore di serie con uno sportivo? Quando abbiamo eseguito un'elaborazione nell'auto e vogliamo far sì che l'auto sia più libera nel far fuoriuscire i gas di scarico. Qual è il vantaggio di far fuoriuscire i gas di scarico? Lo ricordo, prima escono e prima entrano quelli freschi, ovvero potenza sfruttabile per il motore. Più agevolmente escono, più agevolmente entrano quelli freschi. Quindi è molto importante. Anche qui, un po' come avviene per il discorso turbine, airbox sportivi, filtri aria in genere, c'è un discorso legato alla misura. Quindi non è detto che un catalizzatore più grande o con meno celle per forza ci avvantaggi. Così come non è detto che un filtro grande, una turbina grande ha vantaggi. E è necessario commisurare la grandezza del catalizzatore e il numero di celle di cui esso è composto al tipo di motore e di auto che abbiamo e naturalmente al tipo di elaborazione che abbiamo eseguito o che andremo ad eseguire. Quindi attenzione. Svuotando troppo, infatti, o avendo un catalizzatore troppo grande, avremo il classico risultato di infiacchire i bassi regimi, quindi la reattività del motore, in favore di una resa naturalmente migliore agli alti regimi. Però è quello che vogliamo? Non sempre. Quindi fatevi consigliare bene, anche da noi ci siamo e ne approfitto per ricordare i nostri canali social di Reparto Corse e il nostro sito repartocorsestore.it. Ciao ragazzi, al prossimo video.